tutti! Terzo e ultimo video sulla paracord. Allora, oggi ho utilizzato un nodo che è universalmente conosciuto, si chiama testa di turco, e ho fatto questo ciondolo per la collana. Adesso, per una catenina, insomma. Adesso, prima di strapparmi tutti i capelli, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ecco qua. Allora, questo è il nodo in cui interno ho fatto passare la catenella. Allora, perché è universalmente conosciuto questo nodo? Perché è quello che normalmente tiene chiuso il foulard dei Boy Scout. I Boy Scout, io non sono una Boy Scout, quindi voi correggetemi, però viene messo così, poi viene chiuso con un cerchietto. Questo cerchietto è fatto proprio con questo nodo. Ed è lo stesso nodo che ho utilizzato per questo bracciale che vi è piaciuto tanto. È lo stesso identico nodo. Poi di questo bracciale metterò delle foto di altri oggetti che ho realizzato e che, come vi dicevo, non ho più. Allora, l'unica differenza sta nel fatto che per fare un ciondolo che è piccolino, io ho utilizzato le mani, lo vedrete poi nel video, quindi io girerò la corda. Questo è un laccio che io utilizzo quando devo fare delle prove perché è molto morbido, molto comodo e molto lungo. Ok, ci troveremo in questa posizione qua, lo vedrete nel video, con questa parte qua che io tengo così. Per farlo più grande basterà rotolarlo intorno a qualcos'altro. Per esempio il bracciale io l'ho nodato intorno a questo. Ok? Semplicemente utilizzando lo stesso identico procedimento, quindi partendo da questa posizione. E questo conviene, visto che non si può tenere tra le dita, attaccarlo con un pezzo di nastro carta. Quindi, però il procedimento è assolutamente identico, non cambia niente. Per cui, niente, mi sembra di aver detto tutto, vi lascio il video e ci vediamo presto. Ciao! Per realizzare questo ciondolo ci servirà un pezzo di paracord lungo circa 75 cm più o meno. Ovviamente una catenella che io ho già preparato, ho già assemblato i pezzi. Poi serve ovviamente l'accendino e un paio di forbici. Potrebbe anche risultare utile, se magari state stringendo un pochino o avete magari le dita un po' più grosse, questa pinzetta. Una pinzetta, insomma, di questo genere per prendere il capo della paracord e poterlo tirare. Ci sono vari modi per creare il nodo testa di turco. Io ho guardato tantissimi video e alla fine questo che adesso vi faccio vedere è quello che a me è sembrato il più semplice da capire e da seguire. Allora, iniziamo prendendo la paracord e mettendola qua nella mano, ok? E le facciamo fare un primo giro e un secondo giro, creando due incroci, uno qui e uno qui, ok? Che saranno la base del nostro intreccio. E ora iniziamo. Allora, prendiamo il capo e lo facciamo passare qua sotto. Quindi lo alziamo e lo facciamo passare qua. Ora ci troviamo in questa situazione in cui abbiamo due capi paralleli che dovremo andare a incrociare. Quindi metteremo il sinistro sul destro. In questo modo creiamo due incroci, uno qua e l'altro qua, ma la paracord dovrà passare sotto e in mezzo. Quindi vado a prendere il capo e lo faccio passare sotto e in mezzo. È qua che per esempio potrebbero venirvi comode le pinzette. Avevamo anche un altro incrocio qua. E anche qua sarà sotto e in mezzo. Sotto. E poi quando non vogliono uscire, e in mezzo. Ok. Giriamo. Ci troviamo qua e praticamente abbiamo finito il primo giro. Ora si tratta di riprendere e andare a seguire il primo giro in parallelo.
Fate molta attenzione a quale filo andate a seguire, perché si fa in fretta a dimenticarsi che è questo e a seguirne magari un altro. Io sono anche abituata a toglierlo e a seguirlo proprio così, come se stessi cucendo. Quindi prosegue qui. Lo faccio scorrere sempre in parallelo, poi qua sotto ed esce. Qua sotto ed esce. Qua sotto ed esce. Qua sotto non sembravano, e tutti quei giri prima, e invece ce ne sono un bel po'. Qua sotto vedete che comincia già a assumere la forma. Quale filo stavo seguendo? Sì, sempre questo. Ok. Siamo praticamente arrivati. Ora si tratta di mettere il filo. Vedete, qua ce n'è uno. Ah no, non siamo ancora arrivati. Non siamo ancora arrivati. Mi sembrava che fossimo già arrivati. Vedete come mi inganno facilmente? Ce n'è ancora di strada da fare qua. Ah, adesso però siamo decisamente arrivati. Infatti qua abbiamo l'ultimo pezzo di filo singolo e qua invece parte già in parallelo. Quindi a questo punto si tratta di creare il parallelo con questo e quindi di infilare qua dentro. E noi abbiamo la nostra testa di turco. Però noi vogliamo farla diventare, almeno io voglio farla diventare un ciondolo, ok? Quindi adesso vado a stringerlo e a formare una specie di pallina un po' più stretta, che non si veda che c'era proprio il buco centrale, e lo lavoro fino a quando non sono pienamente soddisfatta. Eccoci qua. Ora arriva un'altra parte molto delicata, perché si tratta di dover unire questi due fili e farlo anche in un punto nascosto, in modo che non si vedano il taglio e l'unione dei fili. Quindi io direi di andare a unirli per anche qua sotto. Sì, qua sotto potrebbe essere un'idea. Quindi taglio questa un pochino più nascosta. E poi taglio questo. Ora i due capi vanno fusi insieme. E qui, se c'è qualcuno che aiuta, va anche bene, se no ci si arrangia. Ecco fatto, i due capi sono fusi e ora li vado a nascondere. Il mio ciondolo è pronto. Vado a infilarlo all'interno della catenella. E una collana, nodo testa di turco. Ciao, spero che vi sia piaciuto. A presto!